Mister, questi 3 punti fanno tanto bene prima che alla classifica, soprattutto al morale. Ma il morale credo, come sa meglio lei di me, tutto fa morale, no? Ma però anche un po' di autostima in sé per sé. Devo dire che anche grazie all'aiuto del pubblico noi abbiamo raggiunto un risultato importantissimo per la classifica e poi vediamo un attimino quello che succederà. Avevamo avuto un po' di difficoltà nelle uscite a tre, poi abbiamo ricorretto un po' la squadra ha risposto bene, abbiamo vinto una buona gara contro una signore squadra. Anche la città ha risposto bene, uno Sì. stadio stracolmo, oggi è stato davvero il 12° uomo in campo. No, non direi l'11esimo, ma titolare proprio, titolare perché ci hanno dato una grande mano. Credo che noi siamo ancora in debito con loro, dobbiamo fare queste prestazioni ancora di più. Sono convinto che giocando così porteremo anche tanta gente allo stadio. Io faccio l'allenatore, ma io ho trovato onestamente una squadra ben preparata sia mentalmente che fisicamente, quello è fuori dubbio. Ognuno di noi ha un suo modo di pensare, ognuno di noi ha un suo modo di vedere le gare, però devo dire che loro mi stanno aiutando molto, anche i ragazzi. Un po' più di possesso non sarebbe male, però sono convinto che le transizioni le miglioreremo. È indubbio che questo il Catania ha fatto, prima che venissi io aveva fatto 50 punti, una squadra che ha fatto i punti, al di là di questo autostima, ma sì, quello, forse un po' di più, possiamo dire la nostra, ma l'hanno già detto loro, io sono convinto che abbiamo un 10% di poter pensare, no, sognare non è proibito da nessuno, perché non farlo? Non è proibito. Solo chi ha indossato la maglia rossa-azzurra sa che quando il Catania gioca al Massimino il pubblico riesce a fare la differenza. Oggi, diciamo, è stata un po' la partita del rapporto ricucito tra la squadra e il pubblico. Insomma, la Juve Stabia è capitata probabilmente in un momento storico in cui il Catania aveva bisogno del suo pubblico. Forse nel momento migliore del Catania perché arrivava da una bellissima vittoria di Catanzaro, ritrovare il proprio pubblico sicuramente gli ha dato una forza in più, una forza maggiore per affrontare la capolista. Sapevamo le difficoltà che c'erano oggi, però io credo che Catania fa, alla fine il pubblico fa sempre la differenza perché 15.000 spettatori in un campo in Serie C, in una categoria come la nostra, è difficile trovare e sicuramente ti dà una grossa mano, i giocatori danno una grossa mano, il pubblico vicino dà una grossa mano, a differenza di altre partite, magari quando le due curve non c'erano, è un po' più difficile, però noi dalla nostra dobbiamo pensare che abbiamo fatto, a mio avviso, una grande partita contro una squadra che non ci dimentichiamo, costruita per vincere, dove ci sono giocatori di categoria, dove hanno avuto qualche periodo un po' di difficoltà, però come tutti come ho detto prima, veniva da una bellissima vittoria, quindi adesso dobbiamo cercare di recuperare le energie e pensare alla prossima. Senti, al di là della classifica, delle ambizioni, della tua attuale appartenenza alla Juve Stabia, comunque un pezzo di cuore c'è sempre Catania per quanto ti riguarda. Per me c'è sempre stato, purtroppo qualcuno valuta sempre il mio passaggio da Catania a Palermo, però vi vorrei ricordare che è giusto quando magari vengo da avversario essere fischiato anche da calciatore, però qualcuno si dimentica che Catania mi ha dato tanto, ma io ho dato l'anima per Catania, da calciatore, sia in B, in A, ho contribuito a quel successo insieme agli altri miei compagni, c'ero pure io, però qualcuno si dimentica, vedono solo il passaggio da Catania a Palermo, lo capisco nel momento in cui io arrivo da avversario con la maglia del Palermo, che magari c'è la rivalità, però dopo a distanza sono passati 14 anni, penso, no? Essere ancora etichettato per tutta la partita, insultato, non è una cosa che mi fa piacere, non è una cosa che mi dispiace perché, ripeto, Catania mi ha dato tantissimo, mi ha fatto diventare uomo, calciatore e non l'ho mai rinnegato in nessun posto dove sono stato, anzi grazie a Catania sono diventato calciatore, ho fatto la carriera che ho fatto, però anche è vero che io ho dato qualcosa a Catania, è un minimo, me lo sarei aspettato, però pazienza, se mi vedono come ancora l'eterno nemico, pazienza. C'è stato qualcuno che ha lavorato molto bene dietro a farmi proprio odiare dalle persone, qualcuno non so se vuole il bene del Catania,
meglio che sto zitto. Grazie.